Gentili ascoltatori, buongiorno, buona domenica. Siete collegati con la redazione giornalistica di Pianeta Oggi TV online All News e microfoni Massimo Bonella per l'edizione Ecomondo 2000 su Sales Web Network. Un saluto alla regia centrale, a Rosario Moreno. Veniamo dunque alle notizie, ne abbiamo subito una in primo piano. Scandalo a Venezia, il MOSE respinto dal GUP di Venezia, il patteggiamento tra la Procura e l'ex sindaco Orsoni, coinvolto nell'inchiesta sul MOSE per finanziamento illecito. Il patteggiamento prevedeva 4 mesi di reclusione e 15.000 euro di multa. Per il GUP la pena è incongrua rispetto alla gravità dei fatti. Le condotte di Orsoni sono molto gravi. Il legale di Orsoni valuterà con l'ex sindaco le decisioni da assumere. Ci sono comunque le condizioni per affrontare un processo. Per i PM dell'indagine sarebbe stato meglio una pena certa oggi, anche se minima, piuttosto che una pesante con rischio prescrizione reato. Veniamo adesso ad un'altra importante notizia. Vaticano, Papa, nell'omelia per la messa nella festa dei santi Pietro e Paolo, il Papa si rivolge ai cari fratelli vescovi e li invita a rinnovare la propria fiducia in Dio, fiducia che libera da ogni catena e paura e li esorta a non cercare l'appoggio di quelli che hanno potere e a non farsi ingannare dall'orgoglio. Praticamente il Papa ai vescovi dice: non affidatevi ai potenti. Gesù ci chiede, mi ami tu per conoscere le nostre paure e fatiche, ci mostra la strada e non ci abbandona mai perché non può rinnegare se stesso. Ognuno chiede, seguitemi, non perdete, tempo in domande inutili, guarda l'essenziale. Così dunque il Papa oggi a Città del Vaticano. Ed ora veniamo ad una notizia di carattere locale che ha fatto parlare tutte le principali testate giornalistiche del Veneto. Jesolo cancella i fuochi d'artificio per il patrono e il sindaco annuncia il lutto cittadino dopo il tragico incidente che è avvenuto in via Bafile, che ha visto la piccola Anna Dalamora, 8 anni, morire investita da un'auto mentre attraversava sulle strisce. E questo è il terzo caso in Italia che succede che un bambino comunque viene preso da un'auto mentre attraversa le strisce pedonali. Ed ora veniamo al breve approfondimento di Ecomondo 2000. In primo piano, Paraguay, ucciso il giornalista Fausto Gabriel Alcaraz. Dunque si occupava del traffico di droga nella regione. Noi apprendiamo la notizia dalla testata giornalistica online Antimafia 2000, diretta da Giorgio Bongiovanni. L'articolo è proprio il suo: la mafia internazionale torna a colpire. Lo scorso 16 maggio nella città di Pedro Juan Caballero, al confine con il Brasile, due sicari a bordo di una motocicletta hanno ucciso il giornalista 28enne di Radio Amambay, Fausto Gabriel Alcaraz. Da tempo si occupava del traffico di droga nella regione, aveva ultimato la propria trasmissione e stava tornando a casa quando i due killer sono entrati in azione. Non è la prima volta che un caso del genere accade in Paraguay. Nella stessa città, ad esempio, era stato ucciso nel 2013 il collega Marcellino Vasquez, un paese, quello paraguayano, che è crocevia al pari della Colombia, dell'Ecuador, della Bolivia, in particolare per il traffico della cocaina. Un business, quello della droga, che in Occidente è nelle mani dell''ndrangheta, che anche se non entra direttamente in questo specifico omicidio, ha una parte di responsabilità in quanto leader del narcotraffico internazionale. Le denunce, la forza delle parole, la vera informazione fanno paura alle criminalità organizzate che vogliono rimanere celate nell'ombra ed è per questo motivo che si arriva al punto di uccidere. Come colleghi non possiamo che essere vicini alla famiglia di Fausto Gabriel Alcaraz e ricorderemo sicuramente il suo sacrificio nel nome della giustizia e della verità. Naturalmente ci associamo anche noi come Pianeta Oggi TV, Sales Web Network e tutte le associazioni, ricordo il Sicomoro di Pordenone, eccetera, che organizzano puntualmente durante l'anno le conferenze su temi di antimafia. Dunque,
Veniamo ora ad un'allerta meteo, avviso meteo della Protezione Civile che prevede da oggi maltempo sul nord Italia, in particolare Veneto, Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia e Trentino. Grandinate e venti forti a causa di una perturbazione atlantica che arriverà sul nord della penisola. Interessate anche Marche e Toscana a livello di rischio idrogeologico giallo inferiore all'arancione previsto per il settentrione. Dunque, veniamo adesso alla homepage di pianetaoggitv.net. In taglio primo abbiamo il nostro consueto settimanale che ricordo va in onda anche sulle televisioni terrestre in un circuito a caratteri interregionali, non solo, c'è anche la versione radiofonica per quanto riguarda le radio in FM stereo. Le possiamo anche ricordare, abbiamo appunto dal nord-est d'Italia, da quella online dove stiamo andando in onda in questo momento, che collabora fortemente con Pineta Oggi TV, che è sileswebnetwork.it, diretta da Rosario Moreno. A seguire abbiamo, andando più a est, Radio Piper Fontana Fredda, e quindi da Pordenone, pochi chilometri più a est, c'è RNM Radio Nuova Musica. Per quanto riguarda le televisioni, invece, abbiamo, partendo da Sud Italia, Teleiato di Palermo, la nota All News Antimafia diretta da Pino Magnaci, e quindi risalendo la penisola a Chianciano Terme, per il centro Italia c'è Teleidea di Chianciano, da dove è nata poi, da dove è nato questo settimanale nel 2001. Risalendo ancora, arriviamo nel nord-est, quindi per quanto riguarda il Veneto e parte della Lombardia, Eden TV, quindi entrando in Friuli Venezia Giulia, la nuova emittente che da questa settimana ci ritrasmette anche lei il nostro settimanale, che è VTC Video Tele Carnia. Dunque, a questo punto diamo un'occhiata, dicevo, alla nostra home page. Allora, a taglio primo, questo settimanale Pianeta Oggi Report, dove si parla dei pendolari in difficoltà, c'è un'intervista a Nicola Nucera del Comitato Pendolari Veneto Orientale, il quale lamenta che purtroppo non ci sono treni a sufficienza per recarsi al lavoro o alla sera per ritornare a casa. E a seguire c'è un'intervista al dottor Giovanni Sgnaolin, esperto nella tecnologia della comunicazione audiovisiva e multimediale, che spiega il perché si arriva a queste situazioni. C'è un ragionamento molto più a monte, cioè alla radice, che poi da qui si riesce a capire come mai non solo i pendolari, ma anche in altri settori le cose non vanno per niente bene. Dunque, successivamente a taglio medio abbiamo un altro settimanale dove si parlerà della Terra dei Fuochi. C'è un'intervista al giornalista Nicola Baldieri in occasione della conferenza che si era tenuta a Mestre, in occasione de degli appuntamenti che prendono il titolo Conversazione con l'autore, Biblioteca Civica Vezze. Infatti, l'intervista è stata realizzata proprio all'interno di questo sito a Mestre Centro, in Piazza Sicilia. E quindi si prosegue ancora. Abbiamo un'intervista a Giorgio Bongiovanni, direttore di Antimafia 2000, diretta, cioè a cura di Giulietto Chiesa, il quale appunto dirige Pandora TV, infatti Pianeta Oggi TV e anche Sites Web Network sono in collaborazione con questa nuova televisione online da Roma a pandoratv.it. Ecco, ricordiamo anche il sito internet per poter poi accedere a questa testata televisiva TV online. Quindi verso la fine, diciamo così, della pagina, della prima pagina di pianetaoggitv.net abbiamo un altro settimanale che è praticamente legato al processo del contratto di Fiume, che ultimamente se ne sta parlando abbastanza. C'è un incontro con tutte le associazioni dell'interveneziano che collaborano, che aderiscono al processo del contratto di Fiume. Anche in questo caso questa trasmissione va in onda in collaborazione col circuito interregionale terrestre. Per quanto riguarda il contratto di Fiume, ecco, colgo l'occasione per spiegare che non è solamente un processo locale, che se ne parla solamente qui nel Veneto o Friuli Venezia Giulia, ma è organizzato in modo da coinvolgere tutta
tutta l'Italia. Infatti abbiamo il coordinatore nazionale che è il dottor Massimo Bastiani, che abbiamo intervistato a Mestre in occasione di un convegno che si è tenuto al Candiani, intervista che riproporremo anche prossimamente. Quando dico riproporremo, vuol dire che poi la potete sentire e vedere anche su Sky, su Web Network, dove appunto in questo momento state ascoltando questo notiziario. Vediamo se ci sono delle notizie dell'ultima ora. No, non c'è nulla, io direi di concludere qui questo notiziario del Comando 2000 della domenica mattina. Lettura in studio di Massimo Brunella, grazie per averci seguito. La linea ora torna a Rosario Moreno per il proseguo della programmazione musicale della rete con appunto l'emittente trevigiana SERT Web Network. Gentili signore e signori, buona giornata e buona domenica.